L'australopiteco. Nomade. L'homo habilis. Nomade. L'homo erectus. Nomade. L'uomo di Neanderthal. Nomade. L'homo sapiens? No, quello prima era nomade, poi ha scelto di fermarsi. L'uomo è nato per spostarsi. Assioma? No, ma decisamente ed evoluzionisticamente probabile. Errare humanum est. Il podcast dove assieme alle voci di chi il mondo lo sta esplorando proveremo a capire se viaggiare appartiene davvero alla natura dell'uomo e se è viaggiando che l'uomo trova la propria natura. Carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, bentornati e bentornate a un nuovo appuntamento con Errare Humanum Est. La fine di una relazione, specialmente se duratura, può farci mancare il terreno sotto i piedi. Rialzarsi e rimettersi in cammino in quel misterioso viaggio che è la vita è una metafora non per tutti così semplice da mettere in pratica. Davide è uno di quelli che questo impegno lo ha preso davvero alla lettera, quando 11 anni fa, con il cuore a pezzi, ha deciso di provare a rimettere insieme i cocci lungo le strade che conducono a Santiago. È lì che ha scoperto il suo amore per quel modo così preistorico e così naturale di viaggiare. Cammino dopo cammino, Davide ha maturato la consapevolezza di non poter più relegare quel piacere ai fine settimana o alle saltuarie ferie. Così, dopo la fine di una seconda importante relazione, è nata l'idea di camminare e lavorare. Smart Walking for Smart Working è la dimostrazione che la tecnologia può aprire scenari fino a 20 anni fa impensabili e che il dovere può anche andare assieme e venire dopo il piacere. Buon ascolto! Vorrei cominciare con te partendo dal tuo sito, Davide, perché alla sezione Chi sono? Io leggo Davide Fitz, classe 1976, laureato in economia all'Università di Pisa con una tesi sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile nei parchi. Però, al di là di tutto ciò, di quello che è tangibile e materiale, tu chi senti di essere? Cioè, se dovessi dare una definizione propriocettiva di Davide, di te stesso, come ti descriveresti? Allora, sono una persona sicuramente amante dei viaggi e non della vita sedentaria. Io in vita via sono cresciuto ai tempi in cui andava di moda l'Interrail, quindi viaggi molto, diciamo, particolari che ti costringevano a mischiarsi alla gente nella stazione. Quindi sicuramente sono una persona che piace viaggiare e viaggiare in un certo tipo di modalità, non certo il viaggio comodo e la sdraio al mare a Sharm el Sheikh. Sono anche una persona che sicuramente è un po' fuori dai classici schemi lavorativi, nel senso che essendo un freelance da 11 anni, ma sopporto le gerarchie che ci possono essere in un lavoro dipendente in azienda. Mi sono strutturato la vita per essere anche molto indipendente lì, sono un commercial sales freelance. E diciamo che queste due caratteristiche mie, sia a livello lavorativo che di interessi, si sono sposate perfettamente nel progetto Smart Walking, perché mettono insieme il dovere, che comunque di lavorare perché nessuno mi mantiene, e il fatto di poterlo fare da ovunque mi permette di viaggiare e muovermi, e in una modalità che a me piace molto, perché quella dello spostarsi a piedi innanzitutto credo che sia proprio un qualcosa che insita nella natura umana a spostarsi. Noi siamo diventati stazionari 10.000 anni fa con la rivoluzione agricola, ma per millenni e migliaia di anni abbiamo camminato, quindi credo che sia assolutamente la cosa più normale per un essere umano, anche se ce l'hanno fatta diventare una cosa strana. Ed è assolutamente su questo punto che mi sento di dire che hai ragione, perché guardavo sulla Treccani la definizione di viaggio: l'andare da un luogo ad un altro, per lo più distante, per diporto, per necessità, con un mezzo di trasporto privato o pubblico, aperta parentesi, o anche, ma oggi raramente, a piedi.
È quindi effettivamente così eccezionale quello che tu stai facendo? Non dovrebbe essere eccezionale, lo è diventato perché ci siamo un po' allontanati da quelle che sono le nostre caratteristiche di essere umano. Ma se tu guardi le stesse strade che io percorro, no? Che io percorro quei sentieri, in realtà sono sentieri che hanno centinaia, migliaia di anni. Sono le autostrade di asfalto che sono una novità. La storia dell'uomo è fatta sui sentieri di montagna, sulle vie, sulle trazzere. E poi gli incontri più belli si fanno chiaramente in queste camminate, perché si incontrano persone che hanno ancora voglia di confrontarsi, di raccontare il loro mondo. C'è molta apertura verso, fra virgolette, il pellegrino, il viandante, e quello che del resto c'è sempre stato per secoli. In città siamo diventati completamente scollegati con quella che è la natura umana, anche nel senso di accoglienza. Siamo in una società che ci hanno portato a essere molto individualisti e molto spaventati da chi viene da fuori. Ora non voglio fare neanche un discorso politico, però diciamo che lo faccio invece, c'è proprio il terrore su chi viene da fuori, sull'immigrato, quello che ora viene chiamato immigrato. In realtà da quando esiste l'uomo le migrazioni, gli spostamenti ci sono sempre stati. Pensa alla gente quando è in macchina in città tutta chiusa in se stessa, gli unici dialoghi sono per spararsi a fanculo da una macchina all'altra se uno passa col rosso o ti taglia la strada. Quando vai a piedi è un altro mondo. Quattro volte il cammino di Santiago in quattro modi diversi. Il cammino dei briganti, il trekking dei lupi, due parti della via Francigena, la Imperia Limone, il cammino dei borghi silenti e il sentiero di Fuerteventura, che mi pare essere l'ultimo della lista. Io ti vorrei chiedere, se la Treccani mi dice che camminare significa spostarsi, andare a piedi da un punto a un altro, per te è così banale la definizione o che significato acquisisce per te il camminare? Camminare sicuramente a me in maniera oggettiva mi permette di spostarmi da quello che per me è un ufficio all'altro dentro questo progetto, che è il progetto Smart Walking. Alla fine io lavoro ogni giorno da un posto diverso, quindi i piedi sono il mio mezzo per arrivare all'ufficio del giorno dopo. Poi dentro il camminare in realtà si declina tutta una serie di possibilità e di crescita personale infiniti, da un fatto fisico di stanchezza, un fatto di contatto coi piedi con la terra, un fatto visivo di poter camminando tu vedi cose che in macchina non vedresti mai, di olfatto, di odori. Quindi camminare è molto di più. Infatti tu lo definisci anche come una cosa che pulisce nello stesso modo in cui il cullare di una mamma pulisce un bambino che piange. Siccome ho avuto altri amici che hanno fatto il cammino di Santiago, tutti quanti hanno detto non c'è esperienza come il cammino per capire che il viaggio è più interiore che esteriore. Sei d'accordo su questa cosa? Sono perfettamente d'accordo. Il camminare è catartico e ti fa anche andar via o comunque digerire eventuali dolori o problemi che hai internamente. Faccio una premessa doverosa: i cammini di Santiago che io ho fatto l'ho fatti con un obiettivo che era appunto quello di capire che nella vita bisogna andare avanti, e io infatti una cosa che non faccio mai nei cammini è tornare indietro sui miei passi, ma nemmeno per 100 metri, cioè bisogna sempre andare avanti, che l'obiettivo è Santiago. Però il viaggio è nel viaggio stesso, non è che io vado a Santiago per arrivare a Santiago, è per fare tutto quel percorso che mi porta là. È Itaca, la poesia Itaca. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni, no certo, né nell'irato Poseidone incapperai, se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi.
va in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola. Tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Itaca di Costantino Cafavis. Meravigliosa. Ok, quindi hai capito di cosa parlo. Nel mio progetto sono cambiate un po' di cose. I cammini che ho fatto a Santiago hanno dietro un obiettivo che è leggermente diverso dai cammini di oggi. Tra l'altro sono talmente tanto pieno di cose da fare che il sito Smart Walking non è aggiornato. Arriva esattamente prima dell'inizio dei miei cammini. Io sono già arrivato al 9° cammino, inizierò il 10°, quindi sono a metà del mio percorso. L'obiettivo, dicevo, è un po' diverso da Santiago, perché qua io voglio dimostrare, perché io non sono nessuno per dimostrare, forse a me stesso voglio dimostrare e agli altri dare un esempio che è possibile condurre un modo di vita differente. Cioè, si dà importanza al lavoro, ma non può essere la cosa prioritaria e più importante della nostra vita. E lavorare di meno non vuol dire essere più poveri. Forse è più poveri economicamente, può darsi, però si è molto più ricchi di altro, e di altro che fa star bene. Perché io, tra l'altro, poi cammino da 2 mesi con uno zaino in cui ho 3 cose. E questo mi fa capire che non è con i soldi e con gli oggetti che si conquista la felicità, ma è con tutt'altro. E quando torno a casa e vedo tutto quello che ho, mi dico: ma perché lavorare per comprarsi tutta questa roba? Ora, Kevin, io dico anche un'altra cosa. Io sono un single, non ho figli e ho avuto la fortuna di ereditare una casa dei genitori, quindi non pago un mutuo e un affitto. Certo che chi ha 2 figli deve pagare un mutuo, magari non potrebbe permettersi quello che io faccio. Però io non voglio infatti insegnare niente a nessuno, ma voglio solo dire: siete contenti della vita che fate? Veramente lavorare per comprare e accumulare roba è l'obiettivo della vita e rende felici? Ecco, questo magari è un messaggio che voglio trasmettere. Questo penso sia una delle affermazioni che dovrebbero essere scritte sui muri delle scuole, o comunque sui muri anche dei bagni di autogrill, che sono spesso più letti delle lavagne nelle scuole. Però siccome le persone spesso sembra che non sappiano cosa vogliono dalla vita, e se tu provi a chiedere ti dicono che non sanno neanche come capirlo, secondo te come si capisce dentro che si è nati per fare una certa cosa e che quindi quella dovrebbe diventare la nostra vita? Sperimentando, Kevin, sperimentando. Io sono cresciuto quando ancora usavo la villeggiatura, e quindi mi portavano 2 mesi all'anno in un paesino, oppure andando d'estate al mare, nei bagni, a Livorno. Nella vita, secondo me, è fondamentale fare più esperienze possibili, perché attraverso le esperienze uno acquisisce informazioni, allarga la mente e capisce anche dov'è che vuole andare. E uscire dalla comfort zone, ecco. E visto che, perdonami il gioco di parole, tu di passi te ne intendi penso più di molte altre persone, e visto che il primo passo è sempre quello che fa la paura peggiore, che cosa suggeriresti per fare quel primo passo che fa così paura? Ma guarda, i primi passi normalmente nella vita si fanno in 2 modi: o perché uno c'ha veramente la forza di volontà e si prende il rischio di farlo, oppure, come è capitato a me, è che qualcuno ti dà un calcio in culo letteralmente, quindi ti obbliga un po' a uscire da quella che era la tua comfort zone. Il mio primo cammino di Santiago nel 2015 è stato alla fine di una storia, di una relazione, e quindi alla fine mi sono buttato, e lì è la vita che mi ci ha buttato e mi ha costretto a fare il primo passo. Sì, io ci ho messo del mio, perché avrei potuto rimanere a casa a piangere sul divano, però invece ho deciso di andare e buttarmi. E credo che poi, quando uno impara a fare il primo passo, poi gli altri vengono in automatico. Il primo è quello più faticoso dal punto di vista mentale, poi fisicamente ti possono venire vesciche, tendiniti, però alla fine, se sei forte di mente, superi tutto. Ma il primo passo o lo fai volontariamente, o qualcuno o qualcosa nella vita ti costringe a farlo con una pedata. È un po' brutale, però a volte funziona lo stesso. Con te ha funzionato alla grande, e una delle affermazioni che più adoro nel leggere la tua